Abbiamo avvertito l'esigenza di convocare questo comitato intanto per un punto di situazione con le autorità sanitarie. È stato utile perché in particolare le autorità sanitarie ci hanno illustrato qual è l'organizzazione della loro attività, quali sono le procedure che devono essere attivate e soprattutto ci hanno dico fortunatamente, spiegato che al momento non ci sono ovviamente situazioni di positività al coronavirus all'interno di tutto il territorio provinciale, ma possiamo dirlo anche all'interno dell'intera regione Marche. Abbiamo anche stabilito che occorre in questa fase svolgere un'adeguata attività di sensibilizzazione verso la popolazione attraverso i vari canali, uno affinché non si generi panico, perché al momento non ce ne sarebbero anche ove ci fossero delle situazioni di contagio, non c'è ovviamente nessun motivo per allarmarsi, bisognerà continuare ad adottare quelle misure di autoprotezione, di precauzione che possono essere utili per prevenire in ogni caso il contagio. In secondo luogo vogliamo evitare che ci siano queste fughe in avanti da parte di anche amministrazioni locali, per cui quello che si chiede per secondo me operare in sintonia, in modo coerente e coordinato, è quello in qualche modo di condividere scelte e valutazioni. Domani ci sarà un appuntamento importante in regione, questa conferenza di tutte le regioni con il Presidente del Consiglio, nel corso della quale probabilmente saranno assunte o decise nuove linee di indirizzo, e sulla base di quelle poi valuteremo, se sarà il caso domani pomeriggio, di aggiornarci e quindi di assumere decisioni ed eventuali iniziative in relazione appunto a quello che si stabilirà domani.